Ogni santo niente i nostri diritti. E se anche pensate, fra un po' me ne vado in pensione, chi se ne frega, pensate ai vostri figli, pensate ai vostri nipoti, al mondo che lascerete a loro. Questa mattina siamo nell'aula 302 della statale, per quale motivo? Perché c'è una mobilitazione nazionale indetta a tutte le sigle del comparto per protestare contro il decreto legge Gelmini che è in commissione al Senato e sta per venire licenziato in questi giorni, e più in generale per difendere il carattere pubblico dell'università attaccato dai tagli della 133 del 2008 e dagli attacchi ai diritti dei lavoratori della legge Brunetta 150 del 2009. Io sono nato nel 79, ho visto tante sconfitte e poche vittorie, questo è evidente, i tempi sono quelli che sono. Per questo dovrei smettere di lottare, invece no, è il motivo in più perché dobbiamo essere sempre più presenti, sempre più pronti a lottare, a difendere i nostri diritti, a riconquistarceli. Se dovessi raccontare la tua condizione di lavoratore, quali sono le difficoltà principali? Innanzitutto, come lavoratore pubblico, lo stipendio è quello che è, nel senso si aggira sui 1100 euro per un diplomato, come il vecchio impiegato, il vecchio quadro impiegatizio, sono 1100 euro al mese. Considera che io ho quattro familiari a carico, me compreso, avendo due figlie, per cui si può ben capire qual è la difficoltà che oltre a me molti altri vivono sulla propria pelle. Mi chiamo Francesco e sono uno storico dell'impresa, uno storico dell'economia. Qual è la condizione di un lavoratore che decide di fare il ricercatore in Italia e quindi nell'università italiana? La tua esperienza qual è? È un'esperienza di precarietà senza dubbio, per cui di incertezza del reddito, su questo non c'è dubbio, e soprattutto di incertezza sul futuro della dignità del proprio mestiere. E andare via comporta di solito nel mondo della ricerca non ritornare, e questa quindi è una scelta di carattere definitivo. Non si capisce perché molto brevemente lo Stato italiano dovrebbe pagare la formazione, la laurea, i dottorati delle persone per poi regalarli